Buongiorno a tutti, oggi è giovedì 15 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su Bitcoin. Cosa avevamo detto nell'ultima analisi dell'11? Avevamo detto che dal minuto 7:25, se non mi ricordo male, avremmo dovuto fare un massimo superiore ai 34.261 nei 2 giorni successivi eventualmente. E che cosa è successo? Abbiamo fatto 635 e persino 677, quindi corretta, e poi avremmo potuto iniziare a scendere per la chiusura del ciclo settimanale iniziato sul minimo dell'8 di luglio. La previsione quindi era corretta. A questo punto, la cosa interessante quando si parla di ciclica è andare a controllare se erano corrette le cose, e questo l'abbiamo già fatto. In questo momento, peraltro, ci troviamo in un'altra condizione favorevole per vedere che cosa può succedere, ovvero siamo arrivati a 11 barre, no, scusate, siamo arrivati a 9 barre di inverso. Gli inversi che cosa sono? Sono i cicli che partono da un massimo come questo a 35.100 e che provano a spingere verso il basso e poi ritornano verso l'alto. Comunque siamo a 9 barre su massimo 11 e di, tra virgolette, indice, ovvero relativamente a Bitcoin, abbiamo un vincolo già ribassista sul terzo ciclo settimanale, T uguale ciclo settimanale. Per cui, se tutto dovesse andare in maniera perfetta, che cosa dovrebbe succedere nei prossimi giorni? Dovremmo perlomeno andare sotto questo minimo a 31.589. Perché? La cosa bella della ciclica è che si giustificano determinate operazioni, anzitutto le operazioni in realtà. Perché un settimanale non può durare minimo 5 barre, ne dura almeno 6 e qui 6 non ne abbiamo, perché questa viene contata come spinta del successivo settimanale, eventuale, ma non è così. Quindi siamo a 5, non abbiamo chiuso a 6. Perché? Per arrivare fino a qui abbiamo 12 barre, massimo 11, quindi non è neanche corretto quello, per cui è corretta la partenza di qua e se andiamo a contare le candele, dato che non ci basta una chiusura qui, dovremmo appunto andare sotto i 31.589 entro quanti giorni? Un ciclo T settimanale dura al massimo 11 giorni, quindi al massimo entro il 19 di luglio. Abbiamo però un limite. E qual è il limite? Il limite è dato dal fatto che, dato che l'inverso è partito su questo massimo a 35.100, come vi dicevo. Noi siamo a 9 barre e anche qui a 5 barre non può aver chiuso, qui non può aver chiuso, non ha chiuso da altre parti. Abbiamo bisogno che dopo la discesa, l'eventuale discesa che vi dicevo, sotto questo minimo, entro le 11 barre giornaliere, 11 candele giornaliere, quindi entro il 17 di luglio, si vada a formare anche una chiusura per questo T inverso, che peraltro è il quarto e non è il terzo, quindi è meglio che lo corregga. E questo dovrebbe portare quindi spinta a salire, eventualmente fino a questi livelli persino, fino a un massimo a 34.677. Adesso non vorrei esagerare, però tra oggi e domani dovremo comunque avere una spinta che ci porti qui sotto, successivamente una spinta che ci porti verso l'alto, di nuovo magari appunto verso quello che per ora avete visto è una resistenza data proprio dalla media mobile a 50 periodi, questa in rosso che vedete qua, e che peraltro appunto si avvicina molto sempre a livello inferiore dell'Akumo. Questa sarebbe la previsione completa per
di quello che dovrebbe accadere nei prossimi giorni, seguiamo e vediamo quindi che cosa succederà. Io faccio una cosa molto semplice sempre per tenere d'occhio tutto. Mi metto un piccolo allarme, lo inserisco da questa parte qua. Abbiamo detto che bisogna scendere qui sotto, quindi sotto lì, adesso qua non si vede perché abbiamo occupato troppo spazio. Sotto i 31.589, 31.589, mi metto il mio allarme e a quel punto vediamo se appunto riusciremo a fare questo genere di movimento nel tempo dato. La cosa interessante è sempre che con l'analisi ciclica evoluta c'è una tempistica in cui fare i movimenti, non soltanto dei target di prezzo. Questo direi che è tutto. Peraltro per l'estate, se gradirete, farò delle pillole informative, un angolo didattico, che permetta a tutte le persone che partono da zero di iniziare ad imparare l'analisi tecnica, le candele, gli indicatori e tutto ciò che serve per poi arrivare eventualmente appunto alla ciclica evoluta. Se siete interessati, continuate a seguirmi. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.